Ragazzi, buonasera! Allora, oggi questo messaggio arriva un po' in ritardo, però arriva. Ho avuto una settimana un po' turbolenta, dovete scusarmi perché di solito appunto faccio questa lettura per la settimana, però questa settimana è stata veramente un po' incasinatella. Quindi lo facciamo adesso e usiamo ben tre mazzi di oracoli. Useremo l'oracolo dei registri akashici, che è quello mio preferito, perché appunto sono stata iniziata da registri akashici, mi piace tantissimo, ho iniziato con questo. Useremo anche l'oracolo delle fate, che sono veramente tanto tanto sagge. E poi useremo l'oracolo delle dee, perché giustamente questo è un canale dove si parla tanto di femminilità, quindi come possiamo non usare l'oracolo delle dee? Giustamente. Se non sei iscritta o iscritto al mio canale, iscriviti subito, tocca la campanellina e attiva anche tutte le notifiche, così ogni volta che faccio un video squillerà la campanellina e verrai avvisato. Allora, vediamo per la prima parte della settimana che cosa ci dicono i maestri ascesi. Adesso c'è tanto 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 bisogno dei maestri ascesi, loro sono vicino a noi, soprattutto in questo periodo di grande negatività, di grande paura. Quindi vediamo che cosa ci dicono per la prima parte della settimana. Ok, allora io le carte già le avevo mischiate, le devo soltanto pescare. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Proprio questa qui. Ah! Rifiorire! Benissimo! Allora, non poteva uscire messaggio migliore. Durante questi giorni siamo stati, diciamo, molto impauriti. Io stessa, non so se anche tu, ho avvertito molto questa pesantezza, quest'aria così pesante di paura, di terrore che si è generata, che però ha causato, diciamo, come effetto collaterale, perché ricordati che niente avviene per caso. Buonasera a chiunque mi stia guardando, che non vi riesco a vedere ovviamente. Ha causato almeno io mi sono sentita con delle vibrazioni molto basse, mi sono sentita anche fiacca proprio a livello corpo, a livello fisico. Infatti dormo tuttora, dormo tanto. E anche prima che scoppiasse questa cosa del coronavirus, comunque ho avvertito molto la pesantezza nell'aria. Noi persone empatiche, e tu che mi stai guardando sicuramente lo sei, avrai avvertito anche tu questa pesantezza. Ora però i maestri ci dicono sì, ok, però tutto ciò è avvenuto per un motivo. Infatti l'altro giorno proprio mia madre mi diceva che in molte città della Cina le persone si affacciavano alle finestre e si incoraggiavano a vicenda. E questo, diciamo, questo clima così buio, se da un lato porta paura, dall'altro sta portando anche molta unione tra le persone. Non so se ci hai fatto caso, che comunque le persone, io ho notato questo, parlano di questo, di questa cosa che c'è stata, di questo coronavirus, anche come modo per, proprio per socializzare, perché tante volte noi non sappiamo bene come interagire con gli altri, no? E quindi ha creato anche molta unione tra le persone, ci siamo sentiti uniti in questa, diciamo, in questo clima un po' strano, un po' di paura, un po' di terrore. E paradossalmente la paura è stato un fattore comune di unione, ma anche il coraggio, no? Comunque questa speranza che ci ha uniti e che ci fa, che ci dà, cioè questo fatto comunque io ho sentito molto questa volontà comunque di voler superare questo momento tramite la vicinanza, eccetera. Quindi i maestri ascesi ci vengono a dire: guarda, adesso però passata tutta sta burrasca è arrivato il momento di rifiorire. Quindi inizia a pensare comunque che le cose vengono per un motivo, che non c'è mai una cosa che viene per caso, mai. Tu dici sì, Giorgia, sta cosa l'ho sentita un sacco di volte, però è così veramente. Quindi dentro la crisi, come dico io, dentro le ferite, dentro le crepe, puoi far colare l'oro nelle tue ferite. E i maestri ci dicono: guarda, adesso è proprio il momento di rifiorire. Quindi stai tranquilla che comunque tutto si risolve, tutto viene per un motivo. Cerca di vedere tu che cosa, anzi, magari me lo scrivi nei commenti, che cosa, qual è la cosa positiva che hai tratto da tutta questa, da tutto questo tumulto comunque di questo clima di paura. Qual è la cosa positiva? Io, per esempio, ti ripeto, ho tratto la volontà di
di entrare in connessione gli uni con gli altri. Ok? Grazie. Abbiamo iniziato benissimo, direi, no? Vediamo per la seconda parte, per la parte centrale della settimana, che cosa ci dicono invece le fate. Allora, come al solito ho già mischiato il mazzo, vediamo che cosa ci vengono a dire le nostre fatine che io adoro. E questa, tranquilla, è questa. Allora, vediamo un po', aspetta un secondo che non vedo. Fai esercizio fisico, oh, io ancora mi sto recuperando. Quando il tuo corpo si rafforza, inizi a sentirti più potente in ogni senso. E guarda com'è bella questa fata. C'è questa fata che proprio viaggia, sta così, sta protratta verso l'infinito e oltre. E sta proprio così. E infatti è molto collegata, no, a questa carta del rifiorire, il fatto di fare esercizio fisico. Dici, ok, sì, ma nel concreto com'è che rifiorisco? Perfetto, ce l'hanno detto loro. Muoviti di più. Recentemente ascoltavo una conferenza di Joy e Roy Martina, che se non li conoscete ti consiglio di seguirli, su dei consigli per vivere a più a lungo. E loro consigliavano di fare... Uè Franci, buonasera! Loro consigliavano di fare esercizio fisico in modo, per esempio, invece di andare a correre, che è una cosa che per esempio a me piace tanto fare, consigliavano di fare gli sprint. Cioè, non so se c'è presente, prende, ti mette, invece di correre praticamente inizi a fare uno sprint velocissimo, proprio veloce, 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 con tutta la tua forza, con tutta la tua intensità, e poi ti fermi. E questo praticamente, se, appunto, dicevano Gio e Roy Martina, e comunque questa cosa io l'avevo già sentita anche da dei due amici naturopati che saluto, Domenico e Irina Mua. Questo va praticamente a ringiovanire le cellule, perché è uno stress, cioè metti le cellule sotto stress, ma è uno stress positivo che ossigena in maniera incredibile. Adesso non mi ricordo bene qual era il meccanismo, però ha una forte azione ossigenatrice verso le cellule il fare sprint, ok? Quindi dice, invece di camminare per un'ora, cioè fare gli sprint è molto più benefico che non fare la corsa prolungata. Quindi, se vuoi levi uno spunto per come fare esercizio fisico, puoi fare questo. Tra l'altro, è anche bello farlo nella natura. Se a te, come a me, piace stare nella natura, vai più fuori, esci. Adesso magari è marzo, un po' pioggerello così. Però, comunque, se appena vedi una bella giornata, oppure anche sotto la pioggia, a volte è bello correre. L'importante è che non ci stanno i temporali. Vai fuori, ti vai a fare delle belle camminate lunghe nella natura. Oggi proprio sentivo questo, si chiama forest bathing, bagni nella natura. Quindi vai a fare i bagni nella natura, vai a fare gli sprint, ti segni in palestra oppure fai yoga, insomma, fai esercizio fisico, perché questa è una cosa che ti permetterà di alzare tanto le vibrazioni e di uscire da questo clima di un po' così basso che si era creato. Grazie Fate, lo sapevo che sareste state di aiuto. Ah, tra l'altro una cosa bella che sto notando in questa carta è la presenza dei cristalli, e ti devo dire che ultimamente io mi sto sognando sempre i cristalli. Infatti mi sa tanto che mi dovrò comprare il libro di Dorin sui cristalli, vedi, stanno qui. Quindi associa anche, indossa un cristallo, magari li trovi pure su MacroLibrarsi, su Amazon, insomma. Mi ha colpito tanto questa cosa, e poi il fiore, quindi nella natura, fa esercizio nella natura, perché la natura è sempre rigeneratrice. Adesso invece andiamo a vedere il terzo messaggio per l'ultima parte della settimana, quindi da venerdì a domenica. E vediamo le dee che cosa ci dicono. Mie care dee, vediamo che cosa ci volete dire. Anche qui avevo già mischiato, però andiamo ad estrarre anzi no, questa qua. Aiuto, stanno cadendo. Vedete prima voi di me? Artemis, Guardian. Allora, allora in inglese ve lo traduco. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Ah, bellissimo. Praticamente è la dea Artemide, dovrebbe essere lei Artemide. Praticamente guardate questa dea che ha un arco e c'è un cervo vicino a lei. E sta vicino ad un fuoco.
Allora, questa cosa mi fa pensare molto ad un film che ho visto in questa settimana che si chiama Il richiamo della foresta. E questa carta, se tu la guardi, ti fa pensare un po', no? A un richiamo della foresta, perché c'è questa donna un po' selvaggia, che infatti ci sta questo cervo vicino. Aspetta che non riesco, ecco qua. Ci sta questo cervo, questo fuoco. E il messaggio è questo: tu e i tuoi cari praticamente siete al sicuro e protetti spiritualmente. E il messaggio è guardiano. Quindi che cosa ci vogliono dire queste idee? Che al di là di tutte le preoccupazioni che noi possiamo avere, preoccupazioni anche fisiche, no? Ultimamente c'è stata tanta pesantezza riguardo questo coronavirus, al di là di tutto c'è uno spirito che ci protegge, in questo caso è la Dea Artemide. Però tu puoi trovare il tuo spirito. Io, per esempio, il mio animale guida è il lupo. E questo film che io ho visto, che parla di questo cane, che da cane casalingo diventa praticamente diventa capobranco di lupi, mi ha fatto pensare a questo, cioè al fatto che dentro di noi c'è uno spirito qui. E poi si vedeva questo lupo che durante la sua, vabbè, non vi sto a spoilerare il film, però c'era questo lupo che durante queste sue avventure lo guidava come una sorta di istinto di richiamo proprio della foresta, di guardiano che lo dirigeva, gli diceva: guarda, adesso devi fare questo, entra in questa grotta, fai questo. E questa cosa mi fa venire i brividi adesso che è uscita questa carta, perché mi fa pensare che siamo sempre guidati, che tante volte noi ci lasciamo prendere da tante e troppe paure perché pensiamo di essere soli in fin dei conti, mentre dobbiamo pensare che c'è sempre al nostro fianco qualcuno che ci guida, che sia una dea, che sia lo Spirito Santo, se credi nello Spirito Santo, che sia Gesù, che sia Dio, che sia qualunque cosa, che sia l'universo, come lo vuoi chiamare tu, insomma. Però siamo sempre protetti, cioè il messaggio è: guarda, non ti sentire solo perché sei sempre protetto. E questa carta va a chiudere questo ciclo bellissimo che è iniziato con il rifiorire e poi le fatine che sono molto pratiche, ci hanno dato proprio dei consigli pratici su come rifiorire facendo esercizio fisico. E questa settimana non poteva che concludersi con Artemide che ci dice: guarda, stai sicuro, cioè veramente sentiti protetta, invocaci, perché tante volte noi quando succede qualcosa che ci fa paura, non invochiamo nessuno, non chiediamo aiuto. Invece dice: guarda, invocaci, invoca la Dea Artemide perché e sentiti al sicuro. E io aggiungo, visto che mi è arrivata così, vatti a guardare il film che è uscito da poco, che è bellissimo, a me è piaciuto tanto, Il richiamo della foresta, ti piacerà tanto, a me ha fatto anche tanto piangere. Io spero che questa lettura ti sia piaciuta, se ti è piaciuta mettimi un bel like, iscriviti al canale e tocca la campanellina così la prossima volta che faccio un video ti arriva la notifica. Puoi seguirmi anche, come adesso questa è una diretta, sulla mia pagina Facebook Giorgia Vitrillo e sulle stories di Instagram, poiché ogni giorno pubblico delle stories. Su Instagram mi trovi come Giorgia Energy Coach. Ti do un bacio e ci vediamo tra breve al prossimo video. Ciao!